Ciao a tutti, sono il prof Marco Fumo, benvenuti nel mio canale. 6 anni fa è andata in onda la seconda edizione di The Apprentice Italia, dove abbiamo visto 14 aspiranti manager selezionati tra ben 5.000 candidati. Manager, nonché concorrenti che dovevano superare una serie di difficilissime prove per poter avere la possibilità di lavorare per il boss Flavio Briatore. Credo per almeno un anno, ma con uno stipendio a 6 cifre. E oggi ho il piacere, oltre che l'onore, di avere qui con me alcuni di loro. Cominciamo con le presentazioni. Abbiamo Simone Piadena. Ciao a tutti, sono Simone Piadena. Food and Beverage Director, nonché titolare del Moxa Club, uno dei locali più famosi al mondo, luogo di culto e poi tempio della musica dance e techno, dove sono passati gli storici dell'hip hop come Africa Bambaataa, Grandmaster Flash. Vuoi aggiungere qualcuno, Simone? No, sarebbero troppi. Sarebbero troppi. Okay. Fai tu quello che vuoi. Okay. Sarebbero troppi. Dopo qualcuno se ne è al mare, per cui non c'è nulla da dire. Okay. Poi abbiamo Fabio Cascione, Export Sales Director presso l'azienda Vigne e Vini Barbaglione. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Ciao. Ciao Fabio. Poi abbiamo Muannad Al-Sali, perdonami se ho sbagliato a pronunciare qualcosa. Attualmente è General Manager presso WeWork. Ciao Muannad, grazie per essere qui con noi. Ciao Marco, grazie mille a te. Ciao ragazzi. Ciao Bell. E poi direttamente... Direttamente dal Giappone, ladies and gentlemen, Sir Mario Crea, attualmente Digital Marketing Manager presso la British American Tobacco a Tokyo. Giusto Mario? Ciao a tutti, ciao, Mario. Perfetto, ciao. Perfetto, ciao. Però partiamo male Marco, perché abbiamo detto partiamo in ordine di bellezza, mi metti ultimo, siamo già... siamo partiti malissimo. Siamo partiti male. È partito per fuso orario. Marco, non ti preoccupare della pronuncia del nome di Muannad, perché io sono 6 anni che lo conosco e sono 6 anni che la sbaglio, per cui all'inizio lo chiamava Piero. Inutile che mia madre è stato Carlo. Per cui non ti preoccupare, anche se lo sbaglio una volta non succede, sono 6 anni. Tra tutti i nomi che ho sbagliato è stato il cognome di Simone. È vero. Tra tutti, è vero, Simo? Cosa? Devo studiare meglio. Tra tutti, detto tutti perfetto, tranne il tuo cognome. Sì, Piadena, invece è Piadena, però va bene, non succede niente. Piadena, scusami. Sì. No, tranquillo, ma non succede niente. No? Vabbè, non c'è nessun problema. Avete raccontato la storia di tuo nonno che ci teneva tantissimo. Com'è la storia di tuo nonno, Simone? Ce la vuoi raccontare? Siamo in fascia protetta, Simo. Questo è il vostro colpo basso. Ogni tanto, come intercalare, utilizzo qualche bestemmia, non sempre, però ogni tanto purtroppo mi esce qualche bestemmia quando sono un po' nervoso, e per cui stavamo parlando un giorno e stavo parlando di mio nonno, che ho detto le qualità di mio nonno, che non erano che erano molte, di conseguenza una alla fine sono arrivato, ho detto, e comunque mio nonno, insieme a tutte le qualità che avevo detto prima, era un grandissimo bestemmiatore. Allora però è rimasta solo questa. E quindi, cioè, lo stesso se mio nonno ha comunque fatto ha fatto la pausa teatrale, perché mio nonno era un grande, noi tre siamo stati zitti a guardarlo, era un grande uomo, è un grande bestemmiatore, poi durante la partita di risico ci stava bene. Vai. Quindi esatto, c'era stata questa cosa qua, quindi hanno cancellato tutto quello che aveva fatto di bello mio nonno e è rimasto solo un grande bestemmiatore, quindi quando bestemmio loro vengono da me e dicono questa cosa. Il boss Flavio Briatore, oltre a essere presente, è molto attivo sui diversi canali social e sicuramente gli farà piacere rivedervi dopo 6 anni.
Quindi potete approfittare di questa intervista per salutare o dire qualcosa al boss Flavio Briatore. Chi comincia? Comincerei io dicendo che ci è andata bene, secondo me, non essere stati presi alla fine. A livello di carriera siamo andati bene tutti quanti. Poi, insomma, anche chi ha vinto ha fatto una bella carriera dopo, quindi direi che è stato un passaggio che comunque non ci ha influenzato molto. Secondo me saremmo andati bene comunque. Mario, concordo con te, Fabio. Mario, C'è qualcosa che in questo momento tu vorresti dire a Flavio Briatore? Di curarsi, visto che è stato male, insomma, di rimettersi bene in piedi, questo sì. Ok. Fabio, cosa vorresti dire al boss? Ma guarda, io ho una bellissima esperienza della trasmissione fatta, perché considera che io lo guardavo già in America nel 2004, quindi quando ho visto che c'era anche in Italia, che la prima stagione non ho perso tempo per fare l'applicazione alla seconda, poi sono stato scelto e conoscerlo è stato bello. Come ho già detto tante volte anche a lui, a me sarebbe piaciuto molto fare un'esperienza, non che la mia sia tranquilla, anzi la mia è a forte tendenza al respiro internazionale. Con lui magari avrei potuto conoscere alcuni canali diversi, di collaborazioni diverse, contatti diversi, perché quello che oggi credo faccia acquisire un maggior know-how a noi manager è appunto la conoscenza di un network più ampio possibile, perché tramite le relazioni ovviamente poi nascono quelle che sono le cooperazioni. Molto spesso si dice che in America i contratti veri e propri si fanno sui campi da golf, ma si perfezionano negli studi legali. E io mi sento di dire che è esattamente quello che accade sempre più spesso. Quindi quell'esperienza, a prescindere da come sia andata, è stato un momento formativo, puoi conoscere ragazzi come appunto Monad, Simo, Mario e tutti gli altri in casa, con alcuni si può legare, con alcuni meno, è stata un'esperienza. A Briatore dico semplicemente che, in effetti, e l'ho detto anche lì, è un uomo che ha saputo fare, insomma, ha fatto delle sue skills principali. Oltre ad aver selezionato, è stato capace di selezionare personaggi quali nel campo della Formula 1. È uno in gamba, cioè sa trovare spiragli dove altri problemi, o delle opportunità dove gli altri vedono semplicemente delle minacce. Di questo bisogna dargliene atto. E in questo momento, se ti stesse ascoltando, c'è qualcosa che proprio a tu per tu gli vorresti dire dopo sei anni? Ma dopo sei anni, io sono qua, se vuoi fare una collaborazione, parliamo di vino, fammi un fischio e figurati, sarei ben felice. Ok, grazie Fabio. Simone, supponiamo che io sia... Ciao. Anche perché essendo interista di calcio non si può parlare con Fabio, no? Quindi non si può parlare. No. Rimaniamo nei campi, okay. Io alzo le mani, è bravissimo, calcio magari. Simone, ciao, conservati bene come stai facendo fino ad ora. Ok, adesso andiamo a Muannad. Cosa vorresti dire al boss? No, io, guarda, innanzitutto io sono molto, diciamo, grato alla trasmissione, sono particolarmente legato perché comunque è stato un momento molto formativo da un punto di vista personale. Forse, diciamo, l'intraprendenza che si ha, diciamo, a quell'età nel fare una cosa del genere è importante e, diciamo, è stato molto formativo e poi è stato anche utile per me, perché mi ha, al di là dell'esperienza, mi ha messo in conoscenza con poi la mia futura azienda, l'azienda successiva per la quale ho lavorato, per cui, diciamo, ho avuto una bella carriera. Sì, lo possiamo dire, hai lavorato per Groupon. Per Groupon, che è stata, diciamo, mi hanno chiamato come subito dopo la trasmissione. Sì. Non sono più tornato a Dubai, ma sono andato a Milano e ho preso le redini di Groupon per Italia e Spagna. Okay. La cosa che forse non sai è che l'anno successivo mi richiamò Briatore
per un'esclusiva, abbiamo un'esclusiva quindi di Muannad, vediamo un po'. Penso che non ci sia nulla da nascondere, meritiamo, ci incontrammo, e perché aveva un progetto per che poi si concretizzò, ovvero a Dubai, e ovviamente per mi conosceva, io conosco molto la regione, la lingua, eccetera, si paventò questa proposta, che poi io declinai per una insomma per scelte personali e anche perché ero felice dove ero, ma non volevo allontanarmi in quel momento. Beh. Per cui ho un ottimo, diciamo, un'ottima considerazione, un ottimo rapporto, sono molto anche grato di averlo incontrato nel percorso. Se lo dovessi incontrare, io gli darei, diciamo, una pacca sulla spalla, gli direi di essere, diciamo, continuare a ricordarsi sempre che è un punto di riferimento anche in determinate esternazioni, magari in questo periodo. Comunque lui è un punto di riferimento per cui la gente lo vede come un idolo a cui rifarsi, di conseguenza c'è sempre anche una responsabilità in questo, e lo ringrazierei perché abbiamo avuto, diciamo, è stato per me utile nella carriera come punto di riferimento e come esperienza. Ok, benissimo. Quindi già noi abbiamo avuto qualche anticipazione di quello che è stato il percorso da quando è terminato Apprentice ad oggi, ma qualcosina in più ce la volete dire di cosa avete fatto dopo The Apprentice? Vai Fabio. Guarda, dopo la trasmissione in realtà anche a me, come penso agli altri ragazzi, sono piovute importanti offerte lavorative. Diciamo che il talent... purtroppo perché mi piacerebbe vederne altri di quel genere, dove si cerca di far emergere le capacità appunto manageriali e organizzative dei singoli individui, hanno messo in mostra appunto gli aspetti che ognuno di noi ha. È come fosse, diciamo, un piccolo campionato dove alcuni calciatori vengono messi in mostra, e quindi le aziende, facendo un paragone con delle altre squadre di calcio, guardano gli elementi in gioco e quindi cercano di prendere, accaparrarsi quelli che per loro esigenze personali possano, diciamo, inquadrare una posizione vacante nella loro azienda. E così è capitato a me, come ripeto, parlo per me, ma penso di poter parlare per il gruppo. Si sono ricevute diverse offerte anche dai settori più disparati, non parlo semplicemente da quelli più canonici che possono essere vendite, anche gente mi ha contattato per lanciare prodotti ancora non in commercio, la stessa alcune aziende. Io ricordo una bellissima frase dell'amministratore delegato di Repower, che era un'altra azienda sponsor del programma, che mi contattò, mi chiamò e mi fece una bella chiacchierata. Ovviamente non porto a nulla perché ero molto legato e sono tuttora legato all'azienda che rappresento, perché sono 10 anni che sono con la Varvaglione, che nel frattempo la Vignevini è diventata Varvaglione 1921. Okay. E niente, è un'esperienza, ripeto, che ha portato i nostri profili a essere messi in mostra, poi ognuno di noi ha dato che... ma perché credo che nessuno di noi volesse, diciamo, non mettersi alla prova dopo aver fatto un percorso selettivo non indifferente. 5.000 candidature ci sono state, appunto. Sì. Se 14 siamo entrati in casa, ce ne sono altri 4.900 persone che sono rimaste a casa, quindi dobbiamo dare il meglio di noi. E ripeto, come dicevamo a Nade, è stata sicuramente un'esperienza formativa che mi consiglierei di fare, anzi mi auguro ci sia un seguito, anche una terza stagione, che potrebbe non esserci perché, ahimè, forse l'audience cerca più qualcosa di più legato alla cucina, alla musica, al canto. Basti vedere quante trasmissioni ci sono, per esempio, per il canto e per la musica, o per la cucina, ce ne sono tantissime, e quante poche in realtà ce ne sono per tipo di Apprentice. A me piacerebbe vedere un'altra, anche perché chiunque incontro, mi capita non più frequentemente ormai perché sono passati 6 anni, ma alcuni mi incontrano per strada o in aeroporto, dove appunto viaggio molto, e mi dicono: ma come mai non c'è stato un seguito? E mi dico: non dovete chiederlo a me, e sono stati gli ascolti forse non in linea con le aspettative, e di conseguenza non c'è stato il sequel.
Però su questo, Fabio, io ho sempre pensato sì che è un'opportunità che consiglierei a tutti, eccetera. Però c'è anche da dire che è un grosso rischio. Mettersi in mostra non è facile, eh? Sì, questo è pure vero. Sì, e fare una leggerezza, prendere decisioni sbagliate, poi ovviamente, nel senso, le cose che durano una settimana, lì durano una puntata, no? Quindi, diciamo, il montaggio la fa anche influenza in qualche modo, però rischi di fare una di quelle figure che te la possono fare, la carriera. Sono pienamente d'accordo, Mon. Io quando parlavo della giovinezza, che magari comunque, sai, quando sei nella prima fase della carriera, comunque ti dà quell'intraprendenza, perché poi la prendi con una leggerezza tale da farti scivolare le cose, altrimenti è comunque non sei abituato alle telecamere, ti guarda tutta Italia, rischi, sono prove difficili, rischi di fare una figura. Cioè, io mi ricordo sempre la prima puntata, quella che abbiamo fatto lì a Monza, ora perché il capitano, il capo squadra era Fulvio, però comunque noi non eravamo abituati, non sapevamo le dinamiche, certo. Non eravamo abituati alle tempistiche, alla pressione, a tutte le varie cose, comunque era una roba, fare live era difficile. Scusa, nemmeno alla maglietta gialla eravamo abituati. Esatto, e a qualcuno vestito da Alonso, sì, a qualcuno chiaro. Vestito da Alonso. È chiaro, però io condivido, la consiglierei, Fabio, ma sempre con, come dico in inglese, conscious. Cioè, sì, ma pure perché, hai detto benissimo, pure perché comunque valla a dire alla tua azienda, prendo 3 mesi, ci vediamo, no? Io ho dovuto lasciare il lavoro, perché comunque era una cosa che avrei interrotto in ogni caso, quindi ho detto, ma lasciamo, poi come va. Infatti poi l'esperienza me la sono goduta male, purtroppo, perché dovendo uscire dalla casa, come insomma, che avessi vinto o no, comunque mi sarei trovato disoccupato. Avevo il master in business in Olanda, dove dovevo andare ogni 2 settimane, quindi quello è stato per me un po' problematico. Infatti poi quando la trasmissione è andata in onda, io non ero anche in Italia, ero in Irlanda, quindi purtroppo me la sono goduta poco. Questo mi dispiace, anche se qualcuno di noi sarebbe stato più divertente, magari con lavoro, giusto? Scusa Simone, potresti ripetere di nuovo, perché non ti abbiamo sentito. C'è anche qualcuno di noi che ci ha rimesso lavoro. Effettivamente quello che ha detto Mu ha perfettamente ragione. Sì, andava preso con leggerezza, ma non tanta leggerezza, perché effettivamente qualcuno di noi ci ha rimesso il lavoro poi quando è tornato al lavoro, quindi quello che ha detto Mu è effettivamente una cosa seria. Dopo, ripeto, rimane sempre un gioco, rimane sempre un divertimento, e rimane sempre che siamo fortunatamente tutti qui e ce la raccontiamo e ci divertiamo. Però ripeto, c'è qualcuno di noi che effettivamente non è stata un'esperienza positiva, ecco, diciamola così. Sì, che poi è un peccato, perché comunque ci siamo divertiti, per me è stata un'esperienza bella, poi lasciando, cioè, ovviamente non mi sarei tirato indietro, però ho conosciuto voi, siamo andati in giro, poi non era una situazione squallida alla Grande Fratello, eravamo sempre in giro e a casa poteva avere accesso a televisione, giochi, insomma tutto il resto, non è che eravamo dei reclusi. Poi le prove sono state disegnate bene, quindi è stato fatto un ottimo lavoro, secondo me. È un peccato che non ci sia più, davvero un peccato. Già qualcosina l'avete accennata, poco fa dicevate che non eravate dei reclusi come il Grande Fratello, perché comunque vi stavate, no? Parliamo un po' della vostra vita all'interno del loft. Ci volete raccontare un aneddoto divertente, magari che non è stato messo in onda, se mi è concesso chiedervelo? Sicuramente io so, conoscendo il personaggio, so che Mario e Simone ce ne hanno almeno 15 di aneddoti. Però fammi dire una cosa su questo, una precisazione. Sì. È stata dura, cioè nel senso, anche non è Grande Fratello, perché questo è un talent. Qua noi eravamo chiusi, seguivamo tutto ciò che diceva la produzione, non sapevamo nulla dell'esterno, avevamo a testa 5 minuti di chiamate con un familiare, uno a settimana. A settimana,
e una persona accanto che ti doveva sentire per quello che dicevi e non dicevi, cioè era una cosa molto seria. Non avevamo contatti con l'esterno, non avevi internet, non avevi email, non avevi nulla. Avevi, sì, come diceva lui, il televisore, dopo forse un mese e mezzo in cui, diciamo, a un certo punto o succedeva qualche omicidio oppure comunque avevamo bisogno di una valvola di sfogo. È stato super positivo, però è stato duro. E diciamo che tutta questa ampolla serve, secondo me, a mettere ancora più pressione, ancora più... livello psicologico, certo. Pensare, però in verità è una, cioè, è una pressione continua all'interno. Infatti c'è gente che non l'ha sopportata questa pressione. Cioè, si dormiva poco pure, questo era, perché spesso le... ti facevano vestire... Io già stava nel fuso orario del Giappone mentre era a Milano. Però... Juanad, le cravatte di Juanad erano sempre le mie. Lui non aveva cravatte o colori inguardabili, no. O aveva cravatte non utilizzabili e si fregava sempre le mie cravatte. Ma... Allora, Marco, due cose. Uno di Fabio, Fabio, la cravatta non utilizzabile, cosa vuol dire? Esatto, era stropicciata, fai conto, uno strofinaccio, un canovaccio per asciugare i tagliami. Allora, devi sapere, hai qualcosa da dire, Muannad, in risposta a quello che ha detto Fabio? A me piace quando ho tanti avversari. Cioè, quanti siete? Quanti siete? diciamo, devi sapere che ci sono dei colori che non ti accettano. Quando, non per la bellezza, ma per quando sei davanti alla telecamera, ti sono tipo, mi sembra verde, un certo azzurro, il viola e cose così. E poi devi sapere che dall'altra parte io e Fabio eravamo in camera insieme ed è stato per me uno spasso, un valore aggiunto pazzesco. E di attirate che ci facevamo prima di andare a dormire, diciamo, qui mi aveva anche confessato che in verità voleva essere milanista nella sua vita, però vabbè, quella è, diciamo, la teniamo lì. Al di là di quello, Fabio, nel senso, ci siamo poi visti poco, purtroppo, solo per una questione geografica, ma un altro fratello. Però effettivamente a un certo punto mi è scattato in testa dicendo, oh, ma questo non è che le cravatte di questo qua portano bene. E quindi dicevo, passami le cravatte, devo dire, Fabio, che bene hanno portato, Monat, sei un grandissimo paraculo come sempre. Hai visto come te l'ha girata, Fabio? Sì, ho visto. A proposito di paraculo, c'è quella scena in macchina mentre tornavamo dalla paninoteca alla prima puntata. Quando in macchina eravamo seduti io, tu e Mario in macchina, e tu mi chiedi: Fabio, ma se il tipo ti avesse detto che eri milanista, cosa avresti risposto? Milanista? E tu dici, sei un grandissimo paraculo. Lo ricordi? Eravamo andati a comprare le salamelle. I panini, i panini. Quella scena l'ho caricata anche su YouTube. Okay. È verissimo questo qua. Ti ho detto che mi sono assente dell'intranchio. Io grandissimo paraculo. Ragazzi, rendiamola un po', sennò, cioè, nel senso, raccontiamo pure cose, perché sennò qua, cioè, tiriamo i conigli dal cilindro, raccontiamo qualcosa di Simo. Alla te devi sapere una cosa, Marco, cioè, Simo che per noi è... dormiva in pantalone elegante, camicia, sul divano, perché si rifiutava di dormire con del pesce e dormiva sul divano sotto. Devi sapere che Simone è sempre stato, non lo so, comunque il motore lì all'interno della casa, cioè nel senso questi quattro che ci qua davanti, c'era una sintonia, ognuno aveva il suo ruolo, chi raccontava le cavolate come me, chi rideva sempre che era Fabio, Simone era il motore, Mario era tipo il Big Brother, no? Cioè quello che faceva. E Simone, diciamo, non credo sia nata una grandissima amicizia comunque con del pesce, con del pesce, Arias Alonso. Esatto. Alonso. Ma tutto nacque da un problema che proprio della prima puntata in cui stavo... lo scacco del Temardo cosa ragazzi, in cui intorno alla tavola e dovevamo decidere il nome della squadra. E lì Simone perdette un po' le stampe.
Cioè, sì. Aveva la sua Marco, devi sapere che il nostro gruppo di WhatsApp si chiama ancora Scacco il Ghepardo. Due paroline, Simo, su questo. Su cosa? Sul nome? Insomma, sì. Sul fatto che io dormissi con i pantaloni e la camicia? Quello che vuoi. Camicia, perché... Quello che vuoi, vai bene. Sul fatto che io dormissi da solo con i pantaloni e la camicia era ovvio, perché devo comunque dormire con degli uomini. E non ho mai dormito con nessun uomo in italiano. Nemmeno mio figlio. Quindi era normale che non potessi dormire con... Tantomeno il mio compagno di stanza, quindi dovevo arrangiarmi sul divano. Un tratto comodo, avevo anche la televisione. E poi, per quanto riguarda effettivamente il nome, effettivamente lui aveva detto, si vede che si è distratto un attimo, e non aveva detto una cosa effettivamente molto coerente. Quindi ho un po' esagerato nel mio modo di esprimermi, ecco. Però effettivamente lui ho sbagliato anch'io. Vi piace questa nuova versione di me, che sono molto... No, cioè, non sei tu. Sembri un politico di Italia Viva, 10 minuti a dire una cosa. Cioè, fra le righe c'è un grandissimo faffanculo. Ok, dato dopo 2 secondi mentre stavamo facendo questo meeting. Però devo dire che secondo me la cosa più carina che non avevo pubblicato è quando ho fatto il mio monologo, dopo che ho effettivamente mandato quel paese, nella mia ultima puntata, dopo che ho mandato quel paese la signora. Ecco, quello è secondo me un bel monologo dove Muannad ha partecipato attivamente a questa cosa. Questo. Ringrazio purtroppo quello di essere stato in quella macchina. Questo penso che sia, ecco, quello penso che sia veramente con un sacco di beep, però effettivamente quello poteva essere un po' meglio, ecco, questo. Per spiegarlo, Marco, quando diciamo è scaturito un po' l'incidente, sì, con Simone durante la puntata di Groupon in cui c'è stato il diverbio, tornando in macchina eravamo io, te e Eleonora. Bravissimo. E stavamo tornando verso, diciamo, la destinazione principale dove rincontrare tutti. Eleonora ha sbottato dicendo che si era sentita umiliata da come un collaboratore come Simone avesse mandato a quel paese quel cliente. E diciamo, l'abbiamo visto. Sembrava un pochettino fatto apposta, ad hoc, da parte di lei, in maniera un po', diciamo teatrale, per prendersela con chi in quel momento era un po', da un punto di vista, era un po' scomodo, che era Simone, no? Perché e lì Simone se ne è uscito con un monologo di 5 minuti di cui 4 tutti beep, ma io penso di non aver mai riso così tanto in vita mia. Io penso che 5 minuti del genere, io sto chiedendo a tutti di farmi arrivare quei 5 minuti, diciamo un Robert De Niro in Toro Scatenato. Era veramente. Simone, io non so se ti posso chiedere questa cortesia, ma a titolo personale, al di là dell'intervista, non è che tu questo monologo te lo ricordi? Magari ci sentiamo, visto che sei l'unico di cui mi ricordo. È una cortesia. Ho fatto praticamente in modo abbastanza rude e schietto il riassunto della giornata, quindi quando lei mi ha detto così ho risposto che lei non sarebbe stata eliminata per me, perché non sapeva fare nulla, e dopodiché da lì in poi sono andato a bocca libera e cervello non in funzione, quindi totalmente facendo riassunto di una giornata
che era finita con questa cosa qua, che sapevo che comunque sarei stato buttato fuori, quindi da lì in poi sono andato a ruota libera. Mi ricordo qualcosa, ecco, però il momento, il pathos, tutto quello che c'era in quel momento lì, quello non si può fare, ecco, quello dovrebbe solo guardarlo. Muannad era lì che mi guardava e rideva in mezzo. Sì, ci sono stati molti beep, però ecco, molti beep, però. Comunque, Simone, ti posso dire una cosa? Al di là, certo, di come è finito il tuo percorso a The Apprentice, basta anche che leggi i commenti della seconda puntata che ho caricato, sei stato apprezzato da molti miei subscribers, nonché i tuoi fans, proprio per il rispetto del concetto di coerenza. Sei stato coerente con le tue idee e meno ipocrita come magari certe situazioni avrebbero richiesto. Quindi anche ne approfitto per portarti i saluti. Grazie. Grazie. No, ma questo sempre. È stato molto apprezzato, al di là di tutto, di come è finita la tua avventura. Cioè, questo penso di essere sempre stato coerente, e tuttora lo sono, per cui ho solo sbagliato il modo, l'uscita, questo però. Non è successo assolutamente niente, sono sempre qua, la mia vita è continuata alla grande, per cui non c'è nulla. Con i ragazzi mi sento quasi con tutti, per cui sta tutto bene. Ok, passiamo alla domanda successiva. Qualcuno di voi ci vorrebbe dire qual è stato il momento più emozionante vissuto durante le riprese del programma? Per me è facile. Vai, Monna. Posso. Vabbè, due. Uno a livello, diciamo, di personale, totalmente personale, e il secondo a livello, diciamo, più professionale. A livello personale, l'emozione più grande me l'ha data, diciamo, andare in... quando siamo andati a Gerusalemme. A Gerusalemme. E per una questione di origini, e per una storia mia, diciamo, particolare, non c'ero mai stato. Me l'ero, diciamo, sempre augurato. Poi avevo perso mio padre da poco, sapevo che volevamo andarci insieme, insomma, è stata era una roba inaspettata. Per me personalmente è stato molto toccante. A livello professionale, forse quel one-to-one con Donald Trump. Cioè, io mi sono ritrovato in una stanza in cui stavo per avere un one-to-one con Donald Trump e c'ero io, cioè, una stanza. Io ero qua. Tu, la mostarda dei tartufi e Donald Trump. Io amo sempre dunque buona, io ancora la mangio. Era buonissima. E prima di avere questo one to one ero in una stanza chiusi mentre gli altri tutti preparavano il set, eccetera. Eravamo chiusi per 21 di una stanza, io, Briatore e Donald Trump. E c'erano loro che parlavano, io che stavo lì al centro che suonavo il violino. Quello a un certo punto lì mi sono guardato intorno e dico... Poi uscivano fuori i nomi di aziende, di investimenti, di celebrities. E io dico, ok, mi sa che ci siamo fatti sfuggire un po' la mano. Dove siamo? Quello è stato un momento in cui ho detto, ok, è un'esperienza grande. Ma Donald Trump com'è dietro le quinte? Tu penso che avrai avuto modo di interagire con lui per qualche minuto? Sì, penso che siamo stati un paio d'ore, penso. Ah, un paio d'ore. E quindi raccontaci un pochettino com'è l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America dietro le quinte. Ok, devo lasciare tutte le cose personali e dire il mio punto di vista rispetto all'esperienza. No, devo dire... La moglie è in foto molto bella comunque, eh? No, la moglie non c'era.
No, ricorderei meglio l'esperienza. Se ti chiedo una strada con la moglie o lui, o per la moglie tutta la vita, non possiamo. Comunque, com'è, diciamo, come si vede? Cioè, un uomo si vede forte di personalità, abbastanza, ti mette abbastanza in soggezione quando stai uno contro uno. Però ascoltava, diciamo, la gente mi ha sorriso molto, perché poi si vede che quando io sono molto fisico, quindi quando lo saluto poi per andare lo saluto e poi gli do una pacca sulla spalla, diciamo, non capita tutti i giorni di dare una pacca sulla spalla al presidente degli Stati Uniti, a Donald Trump, come no. Esatto. Poi insomma posso dire che la pensiamo diversa in maniera diversa in 90 più per cento delle questioni, ma in quel momento per me è stata una grande esperienza, devo dire, non ha fatto nulla per mettermi in difficoltà. Ok. Quindi, sentiamo Mario adesso, qual è stato per te il momento più dopo emozionante? Donald Trump, proprio a me devi chiedere, a Fabio, scusa. Ah, dai. caliamo. Vai Mario. No, per me onestamente è stato il colloquio stesso, perché io non lo volevo fare, poi i figli del presidente dell'azienda dove lavoravo mi hanno detto no, vai, quindi sono andato a fare i colloqui a Roma, estremamente, insomma, l'ho presa con filosofia per divertirmi, è andato là chiacchierando, faccio il primo colloquio, e mentre vado via dopo, insomma, aver speso una mezz'ora con i due produttori, poi mi richiamano, io aspetta un po', faccio il secondo colloquio ed eravamo in, diciamo, 10 persone davanti a me, io insomma con la telecamera puntata in faccia, là è stata una bella chiacchierata, pure perché i produttori erano bravi, sapevano fare le domande giuste, sapevano fare in modo che tu non ti sentissi in difficoltà o in imbarazzo. E poi 2 settimane dopo, che ero in Sudafrica, perché ero in viaggio in Sudafrica, poi mi hanno chiamato, mi hanno detto puoi venire a Milano fra 2 settimane, volentieri. E poi sono andato a Milano, ho trovato Fabio e Muan, ci siamo conosciuti là, ed eravamo una decina, c'era pure Flavio e Anais. E poi insomma di là è partita l'attesa, e poi dopo una settimana mi hanno chiamato per confermarmi. Sono andato al datore di lavoro ad annunciare le future dimissioni, ma loro erano comunque pienamente li tenevo aggiornati, erano anche felici di sentire come stessero andando le cose. E poi l'ultima telefonata con la mia fidanzata di allora, adesso mia moglie, la sera prima che ci togliessero i cellulari, e poi già che cravate si parte. Grazie. Sentiamo Simone adesso. Penso quando sono andato via, che ho salutato tutti loro, questo mi dispiaceva molto, per cui mi è dispiaciuto molto. Era un momento, penso che sia stato un momento più, sì, anche perché di grandi emozioni effettivamente è stato un momento in cui io li ho dovuti salutare, che mi dispiaceva molto, perché effettivamente si era creata questa cosa qua con tutti, soprattutto con loro tre, per cui quello è stato il momento in cui mi è dispiaciuto molto. Molto più emozionante è stato quando sono stato buttato fuori. Questo è stato, secondo me, il momento più emozionante. Sì. Okay. Pure perché, Marco, devi sapere che fra la puntata zero, il pilota, quando abbiamo scattato le foto, e la seconda puntata, quando poi Simone è andato via, sono passate 2 o 3 settimane, quindi siamo stati molto insieme. Poi i ritmi sono andati molto più rapidamente, insomma, poi facevamo anche una puntata in 3 giorni, però quelle 3 settimane siamo stati praticamente sempre fra di noi, a chiacchierare, a ridere, a mangiare, è stato divertente, come un ritorno al liceo. Comunque, sì, effettivamente, è stato quello. Cioè, a parte, al di là di tutto, comunque la cosa bella è che eravate nella stessa casa,
eravate amici, ma anche concorrenti da eliminare. E obiettivamente... Non nella stessa camera io, Sì, sì, non sì, della, sì. Non già chiarito questo, Simone. Però la cosa bella è che a distanza di 6 anni siete tutti qua, obiettivamente. Questa è una cosa che a livello umano fa molto piacere. Sentiamo Fabio adesso. Qual è stato per te il momento più emozionante vissuto durante le riprese di The Apprentice? Allora, guarda, Marco, io quando ho visto la prima stagione, mi ricordo ero con mia moglie, lo facevano sul tardi, era forse le 10 di sera, la davano sul cielo. Io ricordo benissimo la puntata, la nona puntata, quando c'erano i colloqui, che notai appunto Gianluigi Cimino di Yamamae, Carpisa. Sì. Mi piaceva questo uomo appunto realizzatosi, un uomo campano, e disse a mia moglie, se dovessi un giorno fare questa trasmissione, ancora non si parlava della seconda stagione, questo è l'uomo in cui mi piacerebbe incontrarlo. Quindi quando poi, come diceva Mario, abbiamo superato quelle che erano le barriere d'ingresso, siamo stati selezionati, dalla prima puntata io chiedevo a me stesso, devo arrivare almeno ai colloqui, cioè quella era la mia prerogativa, e concordo appieno con Mohannad col dire che ci abbiamo messo la faccia noi in ogni puntata. Sì, guardando dal di fuori è molto facile dire avrei fatto così o avrei fatto in un'altra maniera, ma quando vivi quell'esperienza con la pressione, con le telecamere, è facile commettere un errore o dare peso a qualcosa che magari ne avrebbe meritato meno. Quindi, riassumendo, sicuramente il momento più bello è stato quando siamo arrivati ai colloqui, ho conosciuto Cimino, con il quale tra l'altro siamo diventati grandi amici e ci sentiamo anche. Gianluigi è una persona splendida. E quindi, ripeto, inquadrandomi in quest'ottica di vedere cosa aspettavo, veramente la vittoria ovviamente faceva parte di quello che era il mio desiderio, perché anche se non ti nego che più si andava avanti, e l'ho fatto presente anche nella puntata in cui sono uscito, io ho mostrato un forte legame con la famiglia che rappresento lavorativamente parlando, e il boss ne ha tenuto anche conto, infatti lo ha sottolineato, dice perché sei qui se hai già un'opportunità di lavoro che ti appaga, e la mia risposta è stata molto franca e schietta: io sono qui perché voglio entrare in alcuni canali che magari perfezionerebbero il mio profilo. Quindi, come riassumendo, appunto, l'incontro con Cimino è sicuramente uno che riporto sempre con grande grande piacere, perché era il coronamento di quella serata di qualche anno prima, e ovviamente l'incontro anche con Briatore, che è una persona che ha saputo farci. Quindi questi sono i due momenti più importanti. Ok, grazie Fabio. Giusto che siamo verso la conclusione di questa bellissima intervista, volete parlarci di quelli che sono i vostri progetti futuri? La risposta è al progetto futuro e no futuro, quindi bisogna vedere, cioè non sono, io non sto guardando, sinceramente sto guardando il futuro, ma senza quello che viene, viene. Quindi sono sempre stato così, quindi sarò sempre così. Quindi quello che viene, se mi piace di più, lo faccio. È molto semplice. Di conseguenza non ho un progetto particolare sul quale sto lavorando. Sto guardando quello che viene, cerco di farlo, cerco di prendere quello che è la mia vita, sia privata che professionale, in modo molto, molto leggero come sempre. Per cui quello che arriva, facciamolo nel migliore dei modi e andiamo avanti. Quindi non ho particolari progetti da dire questo o quell'altro. Sì, sì. Sarei voluto tornare a Londra, ma al momento abbiamo un po' di difficoltà, però se non sarà a Londra, sarà un'altra città, non c'è nessun problema, non c'è nessuna barriera. Okay. Fortunatamente non siamo alberi, di conseguenza possiamo spostarci. Benissimo. Mario? Io sono tornato... Sono tornato in Giappone 2 anni e mezzo fa, insomma, messo su famiglia, preso casa. Possiamo dirlo, hai una bellissima bambina di 1 anno. Una bambina, e mezzo, sì, sì. Come si chiama? Lo possiamo sapere come si chiama? Sì, certo, nome italiano Diana, Diana. Nome giapponese Rila. Ah, okay.
Ciao Diana, ciao Diana. Quando è di là che sta facendo casino. E quindi no, restare qua, continuare a fare carriera, insomma, stanno andando bene le cose, entrambe, professionalmente e personalmente. Quindi. Vedere Fabio, ci siamo visti l'anno scorso con mia moglie che era incinta, aspettiamo Muannad, ma con quel nome non lo faranno entrare. Aspettiamo Simone, ma ho paura. Con quel nome non con quel nome. Ascolta, ma veniamo su tutti, te l'ho già detto. Veniamo su tutti a trovarci. Scusa Mario, dimmi bello. Una domanda, perché veramente, cioè, come si fa a stare tutto questo tempo in Giappone? Cioè, cos'è il drive, al di là della tua moglie che è giapponese, ma qual è il tuo driver per dire il futuro nella mia vita è stare in Giappone? E noi, cioè, non hai quel l'hai detto tu, è la moglie che è giapponese, l'hai già detto. Ah, okay. Bravo sì, Mario, sì. Bravo. Comunque Mario, verremo tutti. Io non vedo l'ora. No, perché ero in Olanda, poi mia moglie ha trovato lavoro in Giappone, quindi ci siamo trasferiti. Perché per me era più facile ricollocarmi, poi mi piace. Sì, c'è il divano, basta che porti una camicia e un pantalone elegante. Esattamente. Però Mario, posso dirti una cosa? Avendo avuto modo di conoscere durante questa fase Simone, io penso che te le vedrai spuntare tutta una volta senza preavviso. Ma guarda che c'era un piano. Allora, il piano originale era... Io dovevo prendere il treno, perché all'epoca con Muannad vivevamo entrambi a Roma. Era aspettare che Fabio venisse in treno regionale, misurare attentamente la benzina che ci serviva per arrivare davanti a casa di Simone, lasciare senza soldi, lasciare i portafogli e tutto il resto a Roma, e piazzarci a casa di Simone per un paio di settimane completamente a spese sue. Ti ricordi? Muannad ha fatto per un giorno, sì, Muannad ha fatto per un giorno questi tre amici. Perché lui l'ha fatto comunque, lui l'ha fatto, quindi vero Muannad? Io ho fatto una serata al Moxa, vabbè, Simone si aspettava che arrivassi solo io e ho portato da Bravo di origine arabe la shawarma. È stato pazzesco, bellissimo, siamo stati benissimo, abbiamo dormito da Simone, devo dire ci ha accolto con un'ospitalità clamorosa, bellissimo. Non è stato molto carino quando la mattina ci siamo svegliati e mi ha chiesto i soldi della nottata, insomma, io ho dormito. scherzo. Non è da Simone questo, una famiglia clamorosa, bellissima. Poi io con lui ci siamo comunque rincontrati anche a Londra diverse volte, sempre un grande, grande piacere. Per cui Mario potevate farlo. Sì, ma infatti perché poi ho lasciato l'Italia subito, sennò il piano era quello. Sì, bene, sì. Rimane Fabio, quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, di sicuro, ma questo non è un segreto, io vorrei concludere la mia carriera da imprenditore, nel senso mi piacerebbe mettere su qualcosa di mio, bisogna capire ancora dove. Un settore che mi piacerebbe molto è la consulenza, perché credo molto le aziende e gli imprenditori ci sono, a volte vanno solamente seguiti, soprattutto in fase di startup, perché è facile ed è ricorrente vedere delle piccole realtà che magari peccano in alcune elementari basi sulle quali potrebbero ragionarci un po' di più. Quindi mi piacerebbe fare l'imprenditore, mettere qualcosa di mio in piedi, anche nel mondo vinicolo, se devo essere sincero. E poi una cosa di cui ti anticipavo prima, il mio sogno sarebbe fare almeno una lezione davanti. Cioè, io sono stato alunno, sempre alunno nella mia vita. Non ho mai avuto il piacere di stare dall'altra parte della cattedra e a chiunque abbia esternato questo mio desiderio, mi hanno un po' tutti sottolineato che essendo una persona molto empatica, riuscirei a mettere abbastanza facilmente, raccogliendo le idee, esponendo appunto il mio pensiero, di modo tale che possa essere recepito in una maniera facile e educativa sicuramente. Quindi magari ci riflettiamo su questo, perché è una cosa sulla quale mi piacerebbe molto investire. Visto che hai detto questo, allora io mi posso adoperare per organizzare una lezione di
strategie di marketing all'Università Core di Enna, se sarai disponibile. Cosa ne pensi? Io sì, volentieri. Va benissimo. Ci lavoreremo su, pure su questo. E ti a questo punto dobbiamo andare noi là in persona. È vero. Alziamo la mano, facciamo la mano. Professore, chiedo scusa. Scusi, a questo punto dobbiamo andare là in versione all'uni, ci sediamo, facciamo finta di niente, ci nascondiamo nel pubblico e facciamo le domande. Professore Cascione, con loro tre però la vedo dura. Simone, sarebbe più difficile. Ok. Possiamo farlo. Io la penso un filo come Simone, nel senso che progettare è importante, ma serve non troppo. Cioè, bisogna più che altro capire dove si vuole arrivare, secondo me, e quali sono le proprie passioni, e lavorare di conseguenza. Io, da quando è finita la trasmissione, sono stato a Milano, Madrid, Londra, non pensavo poi di ritornare in Italia, ora sono ritornato. A livello lavorativo sono in un settore da 2 anni e mezzo che è quello immobiliare, commerciale. Alla WeWork. Alla WeWork, che mi piace tantissimo. Credo che la mia, alla fine, diciamo, dove mi svilupperò in futuro, diciamo, ho delle similitudini con Fabio a livello di attitudine, quindi di carriera. Non ho una fretta particolare per quello, diciamo, non ho l'ansia da prestazione in quest'ottica. Dall'altra parte, a livello personale, ho avuto una figlia qualche mese fa. Auguri. Sì, come si chiama? L'abbiamo detto a Mario, adesso lo chiediamo. Io alla fine le ho dato solo un nome giapponese, quindi... Bravo. Puoi ripeterci, perché non l'abbiamo... È stata la sovrapposizione della mia voce, non si è sentito bene il nome della tua bambina. Leila. E alla fine, a livello personale, diciamo, ovviamente è un anno importante, gratificato da questa new entry, da questo nuovo boss. Ecco, cioè, a conclusione, nuovo boss, alla fine non sai mai da dove arriva. Prima era Priatore, adesso ha un nome e un cognome, si chiama Leila Alzali. Mario, hai capito come si chiama? Leila. Bravo. Leila. Ok, perfetto. Mandare messaggi, come si chiama? Ma scusa, ci ha mandato la foto, l'hai scritto pure, che stai dicendo? Buono. Scusa, Monnazzo, ti ho interrotto, perché volevo sapere se Mario... Ma perché domani sono tipo alle 5 di mattina e quindi volevi vedere se era ancora sveglio? No, sono le 7 di sera. No. Sono le 7 di sera in questo momento. Sì. No, quindi questo, quindi i progetti, tante aspirazioni. Ora sono molto focalizzato in questo ruolo che ho da un annetto per WeWork, abbastanza eccitante e complesso, e quindi lavoriamo per quello e ci focalizziamo sulla vita privata, insomma. Ok, e questo è pure importante. Bene, detto questo, c'è qualcuno dei concorrenti che non è qui con noi che volete salutare? Ma se posso rubare io la parola, una persona con la quale all'inizio forse non ero entrato molto non avevamo legato, ecco, era sicuramente Alice, che io chiamo sempre Maffez, con la quale ci siamo anche scritti un paio di volte, e mi sento di poi sono contento che in fase di finale mi abbia scelto come sua spalla per accompagnarla non solo nella finale, ma per accompagnarla proprio fisicamente negli Stati Uniti, New York, che è stata un po' anche casa mia. Ho vissuto 2 anni a New York, quindi tornare a New York per me è sempre una grande emozione. Io mi sarebbe piaciuto averla qui con noi oggi, però se dovessi davvero scegliere una persona a cui dedicare un saluto oltre i presenti, sicuramente lo farei ad Alice. Buon Nad. Sì, ovviamente Alice, io l'ho incontrato molto spesso negli anni in cui ero a Milano, sempre con grande affetto. Ma io veramente, dato che è un'esperienza che alla fine non è un'esperienza di noi quattro, io
è un'esperienza di 14 persone che sono state dentro e vuoi non vuoi, legato o non legato, hai condiviso momenti, conoscenze. Io saluterei tutti perché tutti noi sappiamo quanto è stata, diciamo, speciale o unica ed abbiamo condiviso insieme. Quindi è una questione di insieme. Quindi tutti i ragazzi, a me, ecco, la proposta che faccio a voi è comunque di organizzare qualcosa in cui possiamo un evento in cui possiamo rivederci o rincontrarci, questo mi farebbe molto piacere. E poi un grosso abbraccio a tutti quelli che veramente hanno fatto il lavoro duro, che sono quelli della produzione. C'è un lavoro dietro, di un mondo in cui io sono ignorante, ma c'è un lavoro dietro incredibile. Possiamo immaginarlo. Sono persone che magari lavorano notte e giorno con contratti a progetto, che veramente alzo le mani. Io non sarei magari stato in grado di essere così bravo come loro, e alla fine questo è tutto un premio a loro, e si meritano più grande saluto e più grande ringraziamento. Ok, Simona. Ma anch'io saluto tutti, anche perché sennò poi no, saluto tutti, abbraccio tutti, sinceramente, proprio senza distinzione di razza e colore e sesso. Okay. Mario. Scusa, età? Razza e colore? L'età, insomma, dai, sono troppo vecchio, troppo giovane, non va bene, lo sai, no? Quindi, no, mi unisco agli altri, insomma, vanno salutati tutti, quelli della produzione specialmente, gli autori, i membri della, insomma, quelli che facciamo le riprese, gli autisti che ci portavano avanti e indietro, no? È stato bello vederli tutti insieme, vederli tutti lavorare all'unisono, svegli dalle 5 del mattino fino all'una, a tirar via cavi, microfoni, e poi il giorno dopo si riprendono, sono stati davvero bravissimi. Ok, allora l'intervista si è conclusa. Scusami, una cosa importantissima, ci siamo dimenticati. Parlo a nome dei ragazzi e vogliamo ringraziare te, perché... Okay. Grazie a te, diciamo, a questo, comunque è un impegno profuso di coordinamento, di passione, di condivisione. Sei stato capace di regalarci momenti che magari noi tenevamo nel cassetto da qualche anno. Effettivamente grazie, perché ciò che hai fatto e ciò che stai facendo effettivamente ha avuto un impatto in noi, ed è stato molto molto bello ricongiungerci, ricordarci, e quindi ti ringraziamo di conseguenza. Questo è stato il ringraziamento forse uno dei più importanti che non abbiamo fatto e che vogliamo fare. Grazie, io ti rispondo, grazie. Ti rispondo che è stato per me un piacere e, ripeto, un onore avervi qui con me. Io vi devo comunque ringraziare perché siete stati molto disponibili. Vi ringrazio per aver vissuto con noi questa avventura che a tratti ci ha divertiti, a tratti ci ha emozionati. E a coro con tutti i vostri fans vi dico che siete tutti dei veri boss. Grazie e ci vediamo presto. Grazie. Grazie Marco. Grazie ancora Marco. Grande. Ciao ragazzi. Ciao, belli. Una domanda, perché tanto lo so che Mario e Fabio mi hanno già scritto chiedendo. Tu e Simone non siete parenti, giusto? No, abbiamo lo stesso parrucchiere, però. Musta! Bello, Fabietto, quanto sei bello! Ma pappa reale, ti stai bevendo? Che stai bevendo? Vabbè, insomma, fa lo stesso, vedo me e sento voi, dai. Che cazzo mi devo dire? Perché mi deve rompere le scatoline? Ti aspettavi questa? Aspettavi, ti spero guardate, ma suo nonno che cos'era? Un grande? Era un grandissimo.
da solo opzioni audio. Marco, basta che non faremo le partite a risico, per piacere. No. Nel gruppo, entra da lì e vedrai che sarà molto semplice. Perché noi ti sentiamo anche male qua. È impossibile non dire cazzate che non mi sentite male, che non è vero, perché io vi sentiamo benissimo. Malissimo, ma non abbiamo avuto il coraggio di dirtelo perché eri già nervoso. È possibile che... Dai, andiamo avanti, dai ragazzi, dai, andiamo avanti. Dine, magari prima presento Muannad, poi Fabio, oppure se avete delle preferenze... Fai in ordine di bellezza, parti da Simone, poi... Simone, facciamo in ordine di bellezza. Io poi a livello...